Per questa storia qua devo ringraziare alcuni miei fan e mia madre. Ma partiamo con ordine che vi spiego tutto. Nei primi giorni di marzo alcune persone su Twitter iniziano a dirmi: "Oh, guarda che c'è un articolo che parla di YouTuber su una rivista." E come da tradizione, senza chiedermi un cazzo, hanno messo anche me dentro. Ed esce fuori che questo articolo era su Focus Junior. Ebbene sì, Focus Junior non è ancora morto. E ha deciso di cavalcare l'onda delle nuove superstar YouTuber, facendo appunto un articolo. Non avendo la rivista tra le mani, vado su internet a scrivere Focus Junior YouTuber. E ciccia fuori anche sul sito come diventare uno youtuber parte 1, mini guida facile e veloce su come aprire un canale YouTube e diventare uno youtuber iniziando da zero. Oh wow, mamma, posso finalmente smettere di friggere patatine. Ti danno qualche consiglio tipo individua la tua passione, immagina il tema che vuoi trattare, guarda i canali che ti ispirano. E poi ci sono io con le mani semi-trasparenti. Conoscete Yotobi? Dopo aver fatto per anni recensioni di film brutti, ora ha aperto anche un canale dove gioca a videogame brutti o antichi. Tralasciando il fatto che hanno saltato tutti i video del 2014, cioè quelli che non sono delle recensioni, ma a quanto pare se io non faccio recensioni sparisco dalla timeline temporale, ma dove gioca videogames brutti o antichi? Piacere, sono Yotobi e ho 174 anni. Nella parte 2 invece ti dicono che la prima cosa da fare è chiedere il permesso ai vostri genitori. Non sognatevi di fare senza. Mamma e papà avranno senz'altro qualcosa da dirvi. E come non immaginarselo un dialogo del genere che inizia con "Mamma, voglio aprire un canale di YouTube" e finisce con "Mamma, dove hai trovato quel coltello a serramanico?" Ma vabbè, non è che possiamo darci così tanto pesante per un sito che è palesemente per bambini e che ha scritto articoli tipo "Diventare famosi su YouTube con il proprio cane!" E a un certo punto mi chiama mia mamma e mi dice di aver comprato una rivista dove parlano di me. Focus Junior di marzo. In copertina troviamo Favij e gli altri. Gli altri. E a metà rivista troviamo "Professione YouTuber". E poco prima di iniziare l'articolo possiamo trovare la vignetta dove c'è un pomodoro, una zucchina e una carota che dicono YouTuber ad una patata. L'avete capita? YouTuber? Perché lei è un tubero? E quindi YouTuber? Perché lei è un tubero? E quindi YouTuber? Perché lei è un tubero? E quindi YouTube? In questo articolo si parla di molti YouTuber, di Lorenzo, di Michel Fan, di Kinan, di PewDiePie, di Scottex, Grumpy Cat, che ha scritto un libro, "La mia vita fa schifo!" E poi ci sono anche io. Inizi. Caricava video di recensioni esilaranti su film, poi è passato ai videogiochi. E ripeto, siccome questo è il numero di marzo, teoricamente si sono saltati un intero anno dove ho fatto nuovi video. Ma vabbè, cosa fa ora? Partecipa a web serie, più o meno sì, pubblicazioni editoriali, che è leggermente generico, come dire che il panettiere fa cibo, e partecipa a fiere di videogame, di cui scrive anche recensioni. Salve YouTubers e benvenuti ad una nuova recensione. La fiera che voglio recensire oggi è la fiera di videogames, comics e caciotte affumicate di Trepalle, vicino a Livigno. Voi non avete idea di come sia recitata male, scritta peggio e diretta peggio di qualsiasi altra fiera che io abbia mai visto in vita mia. Oh mio Dio, aspetta che metto altre facce buffe in mezzo così vi faccio ridere. Voi non avete idea degli effetti speciali orripilanti che io ho visto in quella fiera lì.